questa città ha bisogno di un'alternativa. 76 anni che è guidata dallo stesso gruppo di potere e ha bisogno a questo punto di un rinnovamento. Sesto è in declino, un declino che sembra inarrestabile e c'è bisogno di qualcuno che si impegni in prima persona a farlo. Si scalda la campagna elettorale per le amministrative di Sesto Fiorentino del prossimo ottobre. Daniele Brunori, imprenditore sestese e padre di due figli, rappresenta il centrodestra in contrapposizione all'attuale sindaco Falchi. Il candidato ha le idee chiare sul perché della sua scelta di farsi avanti. Perché sono un imprenditore, perché il 90% del tempo lo passa a risolvere i problemi. E quindi questa città ha bisogno di qualcuno che risolva dei problemi. Problemi che sono decine e decine di anni irrisolti, causati dalla sinistra, che ogni 5 anni pensa di lasciarli lì e dare la colpa a noi se non sono risolti. Ora basta. E anche su una parte del programma presentato ai cittadini in occasione dell'inaugurazione del punto elettorale. Noi vogliamo un rilancio del commercio, dell'economia. Vogliamo che non ci sia più una città di serie A e una città di serie B. Vogliamo riportare gli alberi in città, perché sembra strano, ma questo un sindaco che si professava un ecologista in realtà ha fatto una strage di alberi. Quindi tra i nostri punti c'è anche quello di riportare gli alberi in centro. Al di là dell'esito delle elezioni, Brunori è pronto a dire la sua. Questa città ha bisogno di un'opposizione. Noi puntiamo a vincere, ma comunque sia, anche nel malaugurato caso di non vincere, guiderò comunque l'opposizione.